Li adoro un sacco. Della ragazza che amo, mangerei pure la cacca. La tana del ferito. Oh. Ciao, Broderigno. Eccolo, il mio cavallo. Ciao, Ciao. sono Ernesto. Ernesto. Ho 17 anni e sono. Sì, molto giovane, scusami. Però sono un amico di Green, quindi mi ha chiesto di partecipare. Certo, no, se non dimostri 17 anni, sembra naturale. Quanti Per anni quello dimostro? facevo. Me ne dai? 49, Quarantanove. tranquillamente più di me. Io sembro una quattordicenne, questo c'è da dirlo, però. Boh, non lo so. Mi ha dato Ok. questa impressione. No, sì, no, 17. Sono un po' emozionato, scusami, perché sono l'amico brutto che tutti si portano alle feste, quindi sono qua per quello. Non credo in E queste cose io, quindi. no, no, funziona, 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 Ah, credo. funziona. Sì. E, io ho uno stile di vita sanissimo, infatti ogni mattina prendo del potassio e ho anche sempre dell'Oki qua con me sul tavolo. E, non corro, però ho fatto basket per 10 anni, infatti sono Ok. alto 5 piedi e 9. Sempre parlando di piedi, mi piacciono tanto. Denalmond, mi senti? Sempre parlando di piedi, Scrivimi l'ennesima su WhatsApp volta, se mi però senti. ok, Sì, no, apprezzo che tu è per... abbia voluto darmi questo pezzo di te. È Mi che volevo piacciono i piedi. continuare sull'argomento, sì, se non ti dispiace. Vai, vai. Li adoro un sacco. Della ragazza che amo, mangerei pure la cacca. Oh no, contento tu. No, no, io sono... Scusami, do un attimo una sniffata al pennarello. No, comunque, sì, in realtà la mia presentazione è finita. No, scherzo, non ti spaventare, di solito faccio queste Di strane peggio? impressioni. Sì, No, no, faccio. E dico... dimmi il peggio che hai fatto. Ok, Denalmon mi sente. Ho tirato fuori dal cestino un... come si chiama? Un assorbente. E l'ho annusato per curiosità. Di Chi era? mia madre. Vabbè, comunque no, sono qui perché in realtà sei molto carina e simpatica e niente, poi cos'altro? Ah, anch'io sono di Bologna, tra l'altro. Cioè, in Ah. realtà sono nato a Foggia, non so se si sente un Top po' player, l'accento, ragazzi, eh. Madonna. ma perché ci sono nato, poi mi sono trasferito a Bologna con i miei genitori e adesso vivo a Milano. Ho iniziato l'università a 17 anni, infatti sono precoce come ragazzo. Però non faceva per me, quindi ho deciso di diventare famoso su YouTube. E poi nient'altro, in realtà faccio video e adesso ho iniziato anche a fare Twitch un pochino. Ok, E ho tre ragazze su Gran Turismo. Cioè su GTA, oddio, scusa, lapsus. oddio. Bella. Ciao. Inizio io? Ci sta? Ciao, prego, Ciao, ti va iniziate voi. bene? Ok. Praticamente io come primo appuntamento, no? Ti porterei da un mio amico che fa un sushi della Madonna. Ti piace il Sushi? sushi, Fai come sì con la sushi? testa, Mi piace Jumbo, se mi molto. senti. No, a me non piace, però il mio amico lo fa talmente buono che riesco a mangiare quel sushi, quindi ti porterei in quel sushi. È Ok. come seconda uscita, se vuoi mangiarci un kebab, una cosa easy, cioè, capito? Una cosa easy. Allora, Più mangiabile per tutti, capito? adesso ogni cosa che inizio a Però dire, come prima scusati uscita per mangerei un bel l'impertinenza. Anche sushi. se dici delle cagate, Quindi, insomma, scusati. per Capito? Cioè, te il momento in cui cerca di si essere... mangia insieme Non è esagerare, importante scusami, non vorrei... comunque. Per Scusa, me sì, tantissime volte devi perché dirlo, cioè... sì, no, C'è un anche per me, dialogo, devo iniziamo a dire. parlare, ci conosciamo. E ti porterei pure a fare schedine, se vuoi. Andiamo alla FISA, ci facciamo le schedine tutti insieme, capito? Quindi, No, sentiti libera di venire. io penso che mangiare insieme sia una cosa molto intima e molte persone sono imbarazzate a mangiare davanti all'altra persona. No, no, Cioè, questo per dire che comunque è una cosa intima, cioè è un gesto intimo secondo me, no. No, anzi, quindi. io tendo a mangiare come mangerei anche se fossi da solo, perché, cioè, tipo mi deve vedere al naturale, non fake, No, no, capito? Quindi, sì. c'è questo. Comunque, no, vabbè, Cosa possiamo ridi? parlare Cosa ridi? perché non Perché? è Perché poi il ridi? solito. No, rido perché la cosa delle schedine, ti porterei a Faride, fare le faride, schedine. faride. Il riso abbonda No, perché sulla praticamente bocca degli continuo a stolti. chiamarmi Il con gli sconosciuti perché sono il mio numero, no? riso Quindi. abbonda sulla bocca degli stolti. Scusate l'impertinenza, non...
No, stavo appunto... No, scusate, no, scusate davvero, scusate, non so cosa abbia detto. Comunque, capito, posso prendere parola? Di parlare, dai, parla pure te. Scusati in continuazione, ti scusami davvero. Scusate, non volevo iniziare, non volevo davvero. Ti discusa, no, proprio davvero tanto. Davvero, dal cuore, comunque, scusami. Berlusconi è mio zio, lo sai? Cosa? Berlusconi è mio zio. Berlusconi è mio zio. Ma che cazzo deve fare? Giorgio Mastrota, quello che vende padelle, è mio cugino di secondo grado. Okay. Non so se... Ah, ma ci sta, comunque, ma se vuoi di fare, cioè, avremo... Di uscire voi due o no? No, io... No, scusate, no. Dai, parla, dai, ti libero di parlare perché ti vedo un po'... sono agitato, è solo l'agitazione, scusatemi. Ma si vede, si nota anche. Io non sono molto abituato a queste cose. Comunque, no, io ti porterei a San Luca, dato che insomma... Non so se... Su a San Luca potremmo vedere il tramonto, dato che l'alba non si vede purtroppo a San Luca. Spero tu non abbia ricordi con dei tuoi ex, scusa. No, l'alba non l'ho mai provato, ma ho provato un sacco di tramonti. Spero che tu non abbia brutti ricordi con i tuoi ex, scusami nel caso... Veramente! Ho fatto brutti ricordi. No, però mi piacerebbe appunto passare o a San Luca oppure anche a Casalecchio. Non so se hai visto i ponti bianchi di Casalecchio. Se certo, da San Luca sono andata a piedi a Casalecchio. Bello. Eri con un tuo ex? Eri con un tuo ex o un altro ragazzo? No, con un amico. Scusa, sei un ma sono un pochino geloso, scusami. Ti piace il fetish? È un problema tuo. Eh? Il fetish? Il fetish? No, non mi piace. Cioè, no, perché vorrei toccarti i capelli e non usarti i capelli, mamma mia. Cioè, mi farebbe sentire wow. Sì? Cioè, questa non l'avrei detta neanche io. Questa non l'avrei mai detta neanche io, però è troppo anche per... No, perché io non devo essere sincero, capito? Quando vedo una tipa così, cioè, capito? Prima impressione dico... Dì invece che a te piacerebbe solo starle vicino. Ti basterebbe questo, la sua presenza. Oh, se trovi qualcuno che ti dice di sì... No, Digli scusa se ho esagerato, dopo averlo detto. Tu no. Ma vuoi essere sincero, sono se sincero. Se uno mi dice se possono usarti i capelli il primo appuntamento, direi... No, non è il primo appuntamento, ovvio. Poco più avanti, diciamo. Devo andare. No. Ciao. Eccoci qua. Ciao di nuovo. Mi sono un attimo preparato, dato che le cose si facevano serie, quindi ho deciso di... Ventolin per l'asma? Sì. E di... Ecco. Di sì, un attimo. Un po' più decoroso. Sì. Okay. Non lo so, non... Come... In generale come stai? Cioè, siamo al primo nessuno... appuntamento, quindi no. Non lo so. Sì, come stai? Come ti senti? Mi sento rilassata. Mi sento tranquilla, mi sento divertita e quindi tu come ti senti invece? Vorrei sentire... Bene, ora che sono con te ancora meglio. Bene, però adesso che sono qui con te è ancora meglio, sinceramente, sto molto bene. Mi fa sentire a mio agio la tua presenza. Bene. Sì, mi fai sentire a mio agio, non so, mi ricorda un po' casa, dato che io sono a Milano, appunto... Assomigli un po' a mia madre. Assomigli un po' anche a mamma, se posso... Le labbra, forse. Sì? Sì. Wow. Non vado oltre perché potrebbe diventare imbarazzante, però... No, ma devi sentirti a tuo agio sempre, quindi... Chiedi la storia di quelle collane che ha. Quello che no, è che mia madre, cioè, le davo dei bacini sulla bocca di solito prima di andare a letto, quindi... Sì. Le collane invece che storie hanno? Perché vedo dei simboli un po' particolari, esoterici, se posso... Esoterici, sì. Allora, preferirei non scendere troppo nei dettagli, ti dico solo che sono scusami, ha detto scusa davvero, scusami, disperati, no, veramente, scusami proprio. Ti prego davvero, scusami. Cioè io non voglio, io non sono qui per alzati in piedi, guarda, scusa. Guarda davvero, cioè, scusa davvero, scusami. Ti prego. Cioè, davvero, Ti perdono. Ok, chiedile allora quelli che vuoi tu sì. Dirmi, sennò tranquillo. Proprio quelli tranquillo. Che vuoi dirmi tu, poi per sì. Scusami, sotto allora, canto studente, ancora te lo chiedo. Questo qui, quello più piccolo, che me l'ha regalato una persona per me molto importante ai miei 18 anni. È viva? Oh, no. È talmente piccolo che non si vede. Me lo dicono tutti. ma la persona che te l'ha regalato è ancora... Cioè, non... Sì. È viva? Sì. Sì. È una persona che è viva? Sì.
Ok, però, scusami. Scusami, no, non volevo essere Paolo Canone 2 in questo momento. un attimo un po' pericolante, se posso essere sincero. Stai calmo. No, davvero, perché... Ok. Dai. Ci siamo. Dai. Non puoi dire. Allora, innanzitutto, come ho detto prima, non prendetela sul personale, io non sono così importante per farvi stare male, e, è dura. Ma lei sceglierà lui, perché siete l'altro. Due persone molto, molto interessanti, avete due personalità molto diverse, mi avete fatta divertire, devo dire, però c'è da scegliere. E quindi inevitabilmente, come nella vita, si vince e si perde. Per me ha vinto Jumbo. Ma lei sceglierà l'altro. Io direi di dire il nome di chi si salva, se siete d'accordo. Ok. E quindi io direi che salvo Ernesto. Salvo Ernesto perché ho trovato la sua umiltà apprezzabile, sensibile, mentre dall'altra parte ho trovato un po' di un po', non lo so, cuori viola qui più per parlare di te. Sì, immaginavo. Quindi non la prendere sul personale, assolutamente. No, va, tranquilla, non prendo sul personale. Ok, quindi io salvo Ernesto. Grazie mille. Così. Mi dispiace se entro così a gamba tesa. La cosa più pazza che farei per te, allora ce ne sono diverse in realtà. Okay. Io, come molti altri qua, sono un tipo molto sedentario. E okay. Anche un po' pavido, se devo essere sincero, quindi mi piacerebbe fare assieme a te degli sport estremi. Non so se ti interessa l'idea, magari risico 24 ore legati, 24 ore legati assieme, andare all'IKEA di notte, poi zoppo galletto. Non so se ti va di fare una gara di zoppo galletto, è una cosa che mi piace. Non so cos'è, ho paura a chiederlo, ma lo chiedo comunque. Cos'è? Zoppo galletto è quando corri su una gamba sola. Dice il nome zoppo e galletto. Però non voglio fare dissare gli zoppi in questo momento. No. Anzi, un po' sì. Ok. Un pochino sì, perché c'era un mio amico che mi bullizzava da piccolo, che era un po' zoppo. Però vabbè, ho superato ovviamente. Quindi sì, sport estremi, non lo so, paracadutismo, non so se l'hai mai fatto. Sì, l'ho fatto una volta in Grecia, è stato bellissimo, una delle esperienze più belle della mia vita. E tu l'hai mai fatto? No, però ce l'ho è nella lista delle cose da fare. Sì. Uno verso uno creativa. È una bellissima esperienza. Io soffro di vertigini, ma paradossalmente in quel momento assolutamente no. Quindi poi un'altra molto cosa... bella esperienza. Scusa se ti ho... No, un'altra cosa pazza che mi piacerebbe fare con te è guardare le intro di Xuder. Non so se... Le intro di? Di Xuderone, è un ragazzo che gioca a Fortnite. Mi piacerebbe guardarlo. Mi piace un sacco la mattina guardare Xuder. Ti mette proprio di buon umore. Mi mette di buon umore e mi piacerebbe anche fare magari... Insegnarti a giocare ai videogiochi, se ti interessa. Come ok. E, un'altra cosa pazza, e con questa mi gioco il tutto per tutto, okay. Mi piacerebbe guardarti far l'amore con un altro. Nice. Perché hai fatto quella faccia un po' confusa? Perché è curioso. No! È curioso, però non ti schifa. Curioso, ma non ti schifa. No, schifa, è curioso, ma approfondisci un po' questa cosa, come mai? No, dimmi che scherzavi, ti prego. No, ovviamente stavo scherzando, era solo per magari da due uomini, quindi volevo anche belli manzi. Volevi dire la... No, sì. O forse sto scherzando nel dire che sto scherzando, in realtà mi piacerebbe. Con due, tre, quattro. So, tu. Tre, quattro uomini, tutti attorno. Io però faccio il regista e mi metto in fondo. Magari guardo proprio il mio amico Jody mentre... No, forse è meglio se mi fermi qui. Magari mi prendo solo la sborrata finale con te. No, io guardo e imparo. Rientro un po' a gamba tesa.
No, io mi vergogno di un po' di cose in realtà, se posso essere sincero. E la prima cosa, come per Max, è quello che faccio su internet. Io non sono un pornattore, però comunque i miei video sono un po' borderline e quindi ho avuto difficoltà in passato con ragazze per colpa di questa cosa, sia con genitori di ragazze, sia con appuntamenti che ho avuto, magari un pochino messi in imbarazzo da iscritti che tentavano di farmi sentire in imbarazzo. Però la cosa che forse mi spaventa di più e di cui mi vergogno è quello che tengo dentro, o core. Cuore. E infatti io sono un po' un meme su internet. Io mi pongo sempre in modo scherzoso, anche se ho tanto dentro. Però il fatto di mettermi, cioè di pormi in questo modo mi aiuta, Bravo, bravo, vai, vai. perché appunto in questo modo posso nascondere la mia parte più sensibile, che invece la tengo per poche persone, per i pochi eletti, diciamo, che fanno parte della mia vita. E adesso sta diventando un po' troppo deep, quindi magari torno a parlare di stronzate tra No, qualche secondo. non si è mai troppo deep, secondo me. Però capisci, non so se posso parlarne, però quando appunto hai tante persone che ti seguono, fai sempre più fatica a essere te stesso e cerchi in qualche modo di mascherare la tua vera identità. È come se costruissi piano piano una maschera che diventa giorno dopo giorno più grande e più pesante da sopportare. Come diceva zio Ben, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E quindi io sento di avere una grande responsabilità in questo momento. Ok, sì, è così, e forse è una delle cose che hai detto che ho più apprezzato in tutta la serata, quindi ti ringrazio per questo tuo piccolo esserti, diciamo, confidato, aperto.